Il 15 ottobre 2024, al Congresso Internazionale di Astronautica svoltosi a Milano, il direttore generale dell'ESA, Josef Aschbacher, e il direttore scientifico, Carol Mundell, hanno svelato il primo pezzo del puzzle cosmico che la missione Euclid è chiamata a costruire nel corso dei 6 anni che durerà la sua missione di osservazione. Euclid, anche detto il geometra dell'universo, perché di fatto misurerà l'universo, o quantomeno una porzione dell'universo, nel corso delle sue prime 2 settimane di osservazione ha scattato qualcosa come 260 fotografie, dalle quali ha tirato fuori i dati fotografici, ma non solo, che costituiscono questo primissimo mosaico realizzato dalla missione. All'interno di questo mosaico sono state raccolte ben 14 milioni tra galassie e stelle, in qualche modo anche qualcosa di più. E questo mosaico occupa un'area che è all'incirca 500 volte l'area occupata dalla nostra luna piena vista dalla Terra. Ma possiamo in qualche modo cercare di visualizzare queste 500 lune, cioè quanto è grande effettivamente, quanto è vasta effettivamente quest'area che è stata osservata da Euclid? Beh, forse un'idea possiamo farcela. Iniziamo a dire che la luna piena all'incirca ha un diametro di 30 primi, cioè mezzo grado. Sto prendendo la situazione più semplice per quel che riguarda i conti. Ora, queste 500 lune come le possiamo vedere? Queste 500 lune in realtà, se le mettiamo una dietro l'altra, non le riusciremo mai a vedere tutte. Per cui innanzitutto immaginiamo di sistemarle su 2 strisce, una di 250 lune e una di 250 lune, ovviamente poste una sopra l'altra, per cui avremmo una striscia di 125 gradi con un'altezza di 1 grado. 125 gradi cosa vuol dire? Che siamo all'incirca sui 2/3 di quanto la nostra vista è in grado di vedere, cioè 180 gradi, mentre 1 grado è una porzione molto piccola di quello che noi riusciamo a vedere in altezza, cioè 130 gradi. Se facciamo i conti come area, l'area occupata da queste 500 lune quindi è qualcosa come 5 millesimi di ciò che noi in realtà saremmo in grado di vedere. Vi lascio riflettere sul significato profondo di questo numero, di queste 500 lune, visto in quest'ottica. Per cui noi, mentre riflettete un po', torniamo al risultato di Euclid, questo primo pezzo del puzzle cosmico di Euclid, come l'ho chiamato. In particolare nel video dell'ESA andiamo a vedere in maggior dettaglio, con uno zoom profondo, una delle tante galassie raccolte da Euclid, una galassia a spirale che alla fine risulta zoomata, ingrandita di 600 volte rispetto alle dimensioni iniziali del stesso mosaico di partenza. E tutte queste foto, però, tutte queste prime 260 foto non sono state realizzate semplicemente perché era possibile fare delle belle foto, ma perché proprio studiando queste foto e le informazioni che ci vengono da queste foto potremo capire qualcosa in più sull'universo e in particolare su come la materia e l'energia oscure influenzano la sua evoluzione. Ovviamente, come ho detto all'inizio, questo è soltanto il primo passo di un puzzle che verrà costituito da Euclid nel corso dei prossimi 6 anni. Per cui, a maggior ragione, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, perché oltre a parlare di scienza e fumetti, di scienza e Disney, ogni tanto cercherò di tenervi aggiornati anche su questa spettacolare missione. Saluti a tutti!